E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video con Super Calcio. Oggi saremo qui per parlare del caso Hellas Verona 3 e Roma 0 e poi anche delle questioni di calciomercato, Morata, Juve e Vidal Inter. Allora, partiamo subito per parlare inizialmente di Hellas Verona, Roma 3-0 a tavolino per l'Hellas Verona. Come sappiamo la partita è finita 0-0, pali e traverse ci sono state in abbondanza. Meritava un po' di più la Roma, però è stata più pericolosa nelle azioni il Verona, questo dobbiamo dirlo. La partita è finita 0-0, però la Roma ha fatto un errore, ovvero Diawara ha giocato quando era stato convocato nella lista degli Under 22, anche se Diawara aveva compiuto il mese scorso, cioè qualche mese fa almeno, 23 anni, quindi doveva essere messo nella lista degli over. Questo piccolo errore è costato caro alla Roma, che ha fatto giocare Diawara contro l'Hellas Verona e ha perso 3-0 a tavolino. Inoltre è stato multato Juric comunque per aver dato indicazioni dalla tribuna all'Hellas Verona e questa cosa non la poteva fare. Comunque, la Roma ora si ritrova a 0 punti e nelle prossime partite dovrà sfidare Juventus in casa e Napoli. Quindi si mette male per la Roma, di sicuro deve battere la Juventus o almeno provare a trovare un pareggio. Già un punto era poco per la Roma. Ora si ritrova addirittura a 0 punti e l'Hellas Verona si ritrova tra un po' fortunella, seconda in classifica ovviamente. Cioè non conta niente perché è la prima giornata. Però magari per il morale risulta anche lei con i 3 punti, con una vittoria di 3-0 che in realtà non ha mai fatto. Poi, ora parliamo, e c'era già un precedente comunque di Sassuolo-Pescara, finita 3-0 per il Pescara a tavolino, quando il Sassuolo l'aveva vinto però. Cioè, la Roma qui si può dire pure fortunata per una cosa, perché il pareggio, cioè un punto ha perso, che comunque non è che sia bellissimo, però è un punto. Il Sassuolo invece ha perso 3 punti e il Pescara ne hanno aggiunti 3. Beh, comunque è successo nell'annata 2016-2017 questa cosa a Sassuolo-Pescara, anche se non era proprio la stessa cosa perché lì non c'era abbastanza spazio per i convocati, hanno fatto giocare Ragusa e non l'avevano comunicato con posta elettronica alla FIGC e quindi ha perso 3-0 a tavolino, però quindi è un'altra cosa che è successa su Pescara Sassuolo. Quindi ora la Roma si ritrova penultima in classifica, non conta niente però, così diciamo. Poi ora parliamo di calciomercato, ovvero Morata Juve, che devo dire la verità, è un buon acquisto alla Juve, ovviamente non è Suarez, che sicuro Suarez alla Juve avrebbe fatto il devasto, che okay, non è Suarez, non è Dzeko, che forse lo trovo un pizzico meglio di Morata, però è pur sempre un giocatore che comunque se lo metti io penso può essere molto decisivo nella Juve. Io penso che partirà dalla panchina, poi magari farà anche delle partite da titolare. Io credo che partirà dalla panchina, a meno che Pirlo non cambi il modulo rispetto alla prima partita con la Samp. Poi però tipo entra al 70esimo e può segnare cose così. Di certo non è Pinamonti, diciamo, perché cioè, l'Inter si trova il vice Lukaku e Pinamonti. Pinamonti, sinceramente, cioè, ha fatto pochissimi gol in 2 stagioni, 10, ok che non ha giocato molto, soprattutto la prima stagione, col Genoa non ha giocato 6 partite, però alcune è pure subentrato, però comunque Morata, ok non ha fatto tanti gol, però mi sembra Morata l'anno scorso ha fatto soltanto una decina di partite ed è riuscito comunque a segnare, quindi non lo so, io penso che la Juve ha fatto un buon colpo di mercato anche perché mi sembra ha pagato 9 milioni il prestito più il riscatto sarebbe verso la cinquantina, la quarantina forse. Poi però c'è la possibilità che lo prendi in prestito un altro anno per 10 milioni e pagherebbe 35 milioni di riscatto. Poi la Juve
La Juve, che fu, no, furbetta, può decidere di spendere solo, tra virgolette, 19 milioni per 2 anni, quindi spendendone non 50 o 60 milioni, spendendo 19 milioni per 2 anni e poi lo rispedisce all'Atletico Madrid, quindi la Juve ha fatto, diciamo, una furbata. Poi il caso Vidal-Inter. Vidal-Inter è un ottimo giocatore, può dare tantissimo per altri 2 o 3 anni, Vidal. E poi chissà, magari fa come Ibrahimovic, non a livello di gol, ma nel giocare bene. Perché comunque ci sono alcuni calciatori come appunto Ibrahimovic che anche a 40 anni fanno il devasto e altri che a 35 anni, 36 calano i ritmi. Però a 33 anni Vidal, quindi per fino a 36 anni, 37 può ancora dare molto. Magari non so se calerà un po', però penso sia un ottimo acquisto dell'Inter. Tra l'altro ho pagato, cioè, quasi a zero. E io penso che l'Inter con questo acquisto è qualcun altro. Poi non so se arriverà a Kanté. Io comunque penso che non arriverà a Kanté perché è un po' troppo tardi secondo me per comprarlo. Però con questo acquisto e magari con qualcun altro l'Inter può puntare a dare fastidio alla Juve, anche se per ora è favorita comunque la Juve. Poi la Juve comunque con la Samp ha giocato benissimo, ovviamente una partita, non possiamo dire niente. L'Inter non ha ancora giocato in campionato, senza contare le amichevoli. Quindi non si sa. Ieri sono arrivate tutte e due le ufficialità per Juventus e Inter, Alvaro Morata e Vidal. Quindi, poi comunque gli juventini che dicono che è un traditore, cioè, ma non posso. Allora, Conte, allenatore dell'Inter, ora a me piace da interista. Però ci può stare che lui sia traditore, tutto dopo che ha giocato 17 anni, se non sbaglio, da calciatore con la Juve e altri 3 anni o 4 da allenatore con la Juve. Ci può stare perché era tipo una bandiera per voi. Però, cioè, che dite a Suarez, traditore, che c'è stato 3 anni o 4 alla Juve. Mi sembra 3 comunque, se non sbaglio. Vabbè, che dite a Suarez, che è un traditore, dopo che c'è stato 3 anni alla Juve. Poi è andato al Bayern Monaco e al Barcellona dopo 6 anni. E poi non è che era tutta sta bandiera Suarez che ha fatto, cioè, ha fatto tanto per la Juve, sì. Però non è che ha fatto tanto come hanno dato altri calciatori proprio ad un attaccamento alla maglia e tutto. Magari sì, con gli scudetti tatuati sul braccio, ma magari uno che non ci pensa, magari quegli scudetti avranno, cioè, come i primi 2 scudetti vinti da Suarez se li è voluti tatuare. Così pure per simboleggiare la vittoria dei 2 scudetti con la Juventus. Quindi io penso che Suarez non potete chiamarlo traditore, e invece vedo che, boh, Suarez, cioè, gli sono passati 6 anni, Suarez avrà, cioè, poi si era visto, Suarez avrebbe accettato qualsiasi squadra pur di tornare in Italia e aveva pure detto che avrebbe preferito una chiamata della Juve. La Juve non poteva acquistarlo quest'anno, allora non ha potuto fare un'offerta. E quindi Suarez non è andata alla Juve e ha accettato l'offerta dell'Inter. Quindi ragazzi, ditemi voi cosa ne pensate nei commenti di Hellas Verona Roma 3-0 e anche se volete del calciomercato Juve Inter Alvaro Morata e Luis Vidal, scusate. Noi ci vediamo in un prossimo video con Supercalcio.